Spero ci sia un motivo valido per aver chiesto di fare una chiamata proprio ora che mi sto facendo delle foto. Delle foto. Non guardare me, io stavo chattando con Odisseo. Con chi? Forse questo non dovevo dirlo. Ragazze, non è il momento di litigare. Non vedete che Orfeo sta soffrendo? Cos'è successo? Riguarda me ed Euridice. Che l'hai fatto stavolta? Finalmente l'hai tradita. No, ma cosa dici? Non lo farei mai. Gli inferi me l'hanno portata via. Basta, mi arrendo. Non capirò l'amore e non lo capirò mai. Ma tu veramente ti preoccupi ancora delle ragazze? L'unico vero amore è quello per se stessi, in fondo. Come si fa a non amare una bellezza del genere? Una bellezza del genere. Ma cosa dici? Così rimarrai sempre solo. Guarda me, Odisseo. Amore significa passeggiare mano nella mano, abbracciarsi, ridere insieme, aspettare fedele il ritorno della tua metà per 10 anni. Vi prego, fatela smettere prima che vomiti. Gli uomini non meritano il nostro tempo. Chiedono tanto e non fanno mai nulla. Hai proprio ragione, sì. Penso un po' a me che sono stata la prima ad essere stata piantata in asso. Penso un po' a me. Io sono morta per mio marito. E io? Che cosa dovrei dire che ho aiutato Giasone a conquistare il Vello d'Oro, abbandonato la mia città e indovinate come mi ha ringraziata? Mi ha lasciata per una più ricca, ma lei ormai non è più un problema. Oh, non ascoltarli, ti dico io cos'è l'amore. Quando ti innamori, con gli occhi nulla più vedi, un rumore ti ronza nelle orecchie, un sudore freddo ti avvolge, un tremito ti prende, ti senti poco lontano dalla morte. Voi umani davvero non capite che l'amore è una perdita di tempo? Abbandonatevi al piacere e non pensate ai, come si chiamano? Sentimenti. Bleh. Facile a dirsi. L'amore a volte inganna anche una divinità ed è più forte di qualsiasi altro sacrilegio. O forse no. Ma che ne sai tu dell'amore, strega? Parla la santa. Smettetela, mi state confondendo così. Ma state zitti. Adesso vi dico io cos'è l'amore. Un mio caro amico, Aristofane, mi ha raccontato che un tempo non esistevano come adesso due sessi, bensì tre: maschile, femminile e androgino. Quest'ultimo aveva in comune caratteristiche femminili e maschili. In quel tempo tutti gli esseri umani erano tondi, avevano due facce orientate in direzione opposta e una sola testa, quattro braccia, quattro gambe, quattro mani e due organi sessuali. Per via della loro potenza, gli esseri umani erano superbi e tentarono la scalata all'Olimpo per spodestare gli dei. Ma Zeus, che non poteva accettare un simile oltraggio, decise di intervenire e divise a colpi di saetta gli aggressori. In questo modo gli esseri umani furono divisi e quindi si indebolirono. Da questa divisione nacque negli umani il desiderio di ricreare la primitiva unità, tanto che le parti non facevano altro che stringersi l'una all'altra, lasciandosi anche morire di fame per non volersi separare. Zeus, per evitare quindi che gli uomini si estinguessero, mandò nel mondo Eros affinché attraverso il ricongiungimento fisico essi potessero ricongiungersi con quella metà anticamente prohibita. Dunque, al desiderio e alla ricerca dell'intimo si dà nome amore. Ho capito, Euridice è la mia anima gemella. Non posso rinunciare a lei, farò di tutto per riaverla.